Ciao bimbi, siamo finalmente tornati in un video a tema ingegneria gestionale. Era ora, me ne rendo conto, era ora. Oggi voglio rispondere a una domanda che in tantissimi mi fate. È praticamente una domanda che mi fate da quando ho fatto il primo video su ingegneria gestionale. A proposito, faccio una piccola interruzione. Stavo pensando, perché non fare appunto un video in cui rispondo a diverse vostre domande, appunto su ingegneria gestionale oppure sull'università più in generale? E perché non iniziare a farlo proprio oggi, sotto questo video? Quindi fate una bella cosa, scrivete qua sotto nei commenti tutte le vostre domande su ingegneria gestionale, sull'università, sul lavoro, quello che volete. E io appunto cercherò di rispondere in un prossimo video. Bene, detto questo, possiamo iniziare. La domanda che tutti quanti mi fanno praticamente riguarda la matematica. In tantissimi infatti mi chiedete: ma Ale, c'è matematica di ingegneria gestionale? E soprattutto, quanta matematica c'è? Matematica mi servirà in qualche modo dopo l'università? Oppure, per concludere, io Ale non sono uno studente modello, non vado benissimo in matematica, sarò mai in grado di affrontare un percorso in ingegneria gestionale? Bene, oggi appunto risponderemo a queste domande, ma prima bisogna fare una piccola premessa, ovvero oggi voglio in poche parole svelarvi una legge che è praticamente scritta su tavole di pietra. Eccolo qua, dal Vangelo secondo Rocco. In un percorso universitario, la presenza della matematica è inversamente proporzionale alla presenza della figa. Ve lo giuro, è proprio così. Cioè, fateci caso. Ingegneria aerospaziale, matematica, figa. Psicologia, figa, matematica. È la legge. Ve lo assicuro. È praticamente come il teorema di Pitagora. Nessuno può in qualche modo metterlo in discussione. Semplicissimo. A proposito di Pitagora, se Pitagora va in barca, sapete chi rema? Teo. Teo rema. Così, dal nulla. Magia. Detto ciò, passiamo alle cose serie. All'interno di questo piano cartesiano, con le due grandezze, X matematica, Y figa, dove mettiamo ingegneria gestionale? Beh, lo mettiamo più o meno al centro, forse leggermente tendente alla matematica più che alla figa, ok? Però lo mettiamo più o meno al centro. Diciamo che in realtà tutto ciò che inizia con ingegneria è per antonomasia scacciafiga. Ma è una legge anche quella, è per forza così. Diciamo che un ragazzo che va a fare ingegneria non va mai a fare ingegneria per rimorchiare in corso. Cioè, tendenzialmente un ragazzo va a fare ingegneria convinto che un giorno diventerà ingegnere, guadagnerà una barca di soldi e di conseguenza rimorchierà un botto. Povero illuso, mi dispiace per lui. Brutta fine. Detto ciò, ingegneria gestionale invece perché lo andiamo a mettere al centro? Perché comunque, essendo un corso che va ad abbracciare un po' di più materie e sbocchi lavorativi anche inerenti al mondo economico, per forza di cose si apre ad un pubblico più vasto e di conseguenza anche a più ragazze. Ma torniamo alla matematica perché oggi è quello il discorso principale, ok? Quanta matematica c'è in ingegneria gestionale? Beh, essendo ingegneria, per forza di cose presenta della matematica. Ho fatto un video appunto riguardo in cui vi mostravo gli esami del primo e del secondo anno. Mi manca il terzo, me ne rendo conto, e lo farò, promesso, è che non mi ricordo gli esami del terzo anno, ma lo farò, promesso. Messo, davvero, giuro. Durante il primo anno ho dovuto passare l'esame di analisi, che è pura matematica, quindi disequazioni, integrali, logaritmi e tutta quella merda che non mi ricordo. Che è merda, ve lo assicuro, è merda, merda, merda di quella brutta. Merda. Quindi quello era un esame diviso in quattro parziali di pura matematica. Poi durante il primo anno c'erano altri esami, sempre con la matematica presente, tipo statistica o fisica. E col passare del tempo la matematica non è mai sparita. Anzi, l'unica cosa è che la matematica col passare del tempo si è adattata in questo percorso di studi. Quindi, dopo aver passato analisi, non ho più dovuto fare interi corsi sulla matematica, ma ho dovuto sfruttare la matematica in altre situazioni. Ad esempio, elettronica e elettrotecnica, i calcoli ci sono sempre. In questo caso, però, mi servivano per andare a risolvere appunto problemi inerenti a quel mondo, a quell'applicazione. O se no, servizi energetici per le industrie, che è un esame di cui non ho parlato, che è del terzo anno. È praticamente idraulica. Bene, in quel caso la matematica mi serve per andare a risolvere problemi di idraulica. La matematica comunque è sempre presente in ingegneria gestionale,
ma col passare del tempo inizia ad avere un senso, una logica, perché mi rendo conto che le disequazioni, le integrali, onestamente, che cazzo sono? Cioè, parliamoci seriamente, che cazzo sono? Non hanno senso. Zero. Mai visto un'integrale nella vita reale, mai. Se non al supermercato. Integrale, supermercato. Questa era proprio così improvvisata. Freschissima. Stavo dicendo, non ho mai visto integrali nella vita reale. In compenso ho visto problemi legati all'elettronica, all'elettrotecnica, blablabla. E quindi la matematica ti permette di risolvere questi problemi, che mi rendo conto siano problemi tecnici, molto legati all'ingegneria. Nel mio caso, ovviamente, la matematica non è così presente, perché io ho scelto una vita totalmente diversa dalla vita dell'ingegnere. Io ovviamente, facendo marketing, mi sono un pochino tirato fuori da questi problemi ingegneristici. Sfrutto quindi di più la mia creatività, sfrutto altri sensi, altri argomenti che ho studiato, ma la matematica anche nel mio caso non è sparita. E poi vi spiegherò perché. Ci arriveremo con calma. Rispondiamo nel frattempo all'altra domanda, ovvero: non mi piace matematica, oppure non sono portato, non sono così bravo in matematica, posso fare comunque ingegneria gestionale? Allora, io qua risponderò allo stesso modo in cui rispondo alle persone in chat, ovvero assolutamente sì, ma dipende. E da cosa? Dipende semplicemente da te, dalla tua voglia di farcela, perché tu puoi anche far fatica in matematica. Puoi anche non essere portato per la matematica, puoi non aver studiato chissà quanta matematica in passato, ma se tu hai voglia di farcela, se tu ti impegni, se tu cerchi anche di sfruttare certe scorciatoie, tipo ad esempio studiare in gruppo, che fa benissimo, beh, tu ce la puoi tranquillamente fare, come ce l'hanno fatta tante persone prima di te. Vi faccio un esempio: Giulia è l'esempio migliore che vi possa fare. Giulia ha fatto ragioneria, non ha fatto liceo scientifico come l'ho fatto io. Sulla carta io ero più portato di lei a fare ingegneria gestionale. Beh, sapete com'è finita? Giulia ha finito la magistrale prima che io finissi la triennale. Quindi il vostro percorso liceale non serve a niente. O meglio, sì, serve, ma in realtà non fa di voi uno studente migliore o peggiore. Torniamo quindi al discorso di prima, ovvero alla mia di vita. Vi stavo dicendo appunto che nella mia vita odierna la matematica in qualche modo comunque è rimasta, ok? E in che senso? Beh, io posso essere creativo quanto voglio, ma secondo voi come posso dimostrare effettivamente che il mio lavoro abbia funzionato, abbia avuto successo con i numeri? E i numeri cosa sono se non matematica? Dovete sapere che i numeri sono ciò che abbiamo di più oggettivo in assoluto. Per dimostrare l'effettiva valenza di un lavoro, cosa possiamo utilizzare se non i numeri? E i numeri li ho io nella mia vita, che appunto faccio lavoro molto lontano dal lavoro dell'ingegnere. Figuriamoci effettivamente un ingegnere, cioè che nei numeri ci sguazza. I numeri quindi e la matematica sono fondamentali. E vi dico la verità, non avrei mai pensato che prima o poi sarei uscito con questa affermazione, perché appunto io ho sempre odiato matematica, ho sempre odiato i numeri. Però col passare del tempo, più invecchio, più mi rendo conto che in realtà siano fondamentali della nostra vita. Alla fine sono l'unico strumento che ci permette di analizzare, monitorare, giustificare il nostro lavoro, e senza saremmo persi. Quindi, per concludere, che dire? Matematica è presente in ingegneria gestionale, e di matematica ce n'è abbastanza, ma tranquilli che tanto poi tornerà anche in futuro. Quindi, per concludere, vi do un consiglio: se la matematica vi piace, perfetto, benissimo, nessun problema. Se invece la matematica non vi piace, che dire? Fatevela piacere, perché sennò... Un secondo, ci vuole un attimo. Al prossimo video, ciao!